Buongiorno ragazzi, un clima un po' diverso oggi, eh? Guardate cosa c'ho intorno. Ho preso matcha latte. Buongiorno, oggi per me è lunedì. Ieri sono arrivata qua. Siamo a Vilnius e oggi vi faccio fare un po' le turiste. Venite con me che vi faccio vedere un po' a Vilnius, dai. Giustamente qua non mancano neanche le bandiere di Ucraina. Ah, ci sono tantissimi ucraini comunque, ma tantissimi. E niente. Stamattina c'erano, vi dico quanti gradi ci sono, stamattina mi sono svegliata, c'erano 5 gradi e basta. C'è un freddo, ho la giacca, maglioncino, la maglietta, però c'ho freddo. Lo stesso, dai, ci scaldiamo camminando. Comunque vi volevo dire un'altra cosa, che sì, ho in programma qualche cosina, anche perché non sono venuta qua per riposarmi, sono venuta qua a trovarmi la mia mamma e l'ho convinta a fare qualche cosa. Aspettate a vedere le belle, però oggi facciamo le turiste. Da qui si vede forse meglio, guardate. Il bello che sono le 8:30 e c'è pochissima gente, veramente poca. Mi sono emozionata un po' quando sono entrata dentro quella chiesa lì, devo essere sincera. La vecchiaia. Questa è una chiesa ortodossa. Qua è ancora presto, ma la gente qua ci mette tutti i quadri. Fanno tipo un mercatino qua. So che è presto. Ci sono tantissimi negozi di lino e di ambra. Adesso vi faccio vedere qualche vetrina. C'è molta ambra in Lituania. Guardate qualche cose, quante cose ci sono belle. Fatti in ombra, non so se si vede qua. Vedi che sono con l'ombrello da fuori, ma fa lo stesso, ragazze. Vedete tutti i cosini in ombra. Ragazze, visto che va di moda uncinetto, se vi piace l'idea lo facciamo a casa.
Ci sono tanti bei localini piccolini così. Guardatevi dentro, ci sono tutte le cosine in legno. So che è chiuso ancora. E qua apre alle 11 praticamente. Va dalle 11 fino alle 8. Qua è la famosa cattedrale di Vilnius, lì ci sono i camion, non so cosa stanno facendo, senti che c'è una testa, non lo so, adesso vi voglio far vedere la cattedrale dall'altro lato. Lì invece c'è il castello, non so se si vede, adesso provo a ingrandire, non vado su, da qua sembra piccolo, è un museo lì adesso. C'è un museo anche questo, fatto un museo anche questo e qua invece cattedrale, questo non c'era prima, l'hanno fatto da poco praticamente questa cosa qua, l'hanno rifatto come era prima, perché ci sono state delle guerre e è stato tutto distrutto praticamente, però l'hanno rifatto come era. Chiuso la porta, guardate la grandezza di questa porta qua. Cioè, non so se riuscite a vedere. Cioè, ho chiuso la porta. Ecco, questa è la cattedrale dal davanti. Comunque grande, vedete i genti come passa. È grandissima questa cattedrale qua. Questa mattonella qua ha un significato, è da qui che è partita la catena baltica, è lunga per tutta Lituania, Lettonia, Estonia, contro occupazione sovietica. È una catena umana praticamente, se qualcuno lo sapesse potete andare a guardare anche su internet cosa vuol dire.
qui invece c'è un c'è una caffetteria praticamente dove sono tutti i gatti vivono qua. Bene, spero che vi è piaciuto questo video, è un po' diverso, non abbiamo fatto le pulizie, però vi ho fatto vedere un po' la città. Spero che vi è piaciuto, ho fatto vedere qualche cosa. E niente, ci vediamo la prossima volta, ciao ciao!